Bentrovati a un nuovo appuntamento del TG Reels Life. In primo piano le ultime sul reddito di cittadinanza. Non finirà il 31 dicembre, ma sarà prossimo a subire dei cambiamenti. Ce ne parla Beatrice Manocchio. Sono in arrivo importanti novità per i cittadini italiani. Una tra tutte riguarda il reddito di cittadinanza, che secondo le ultime disposizioni da parte del governo non finirà il 31 dicembre, ma è soggetto a cambiamenti che non tarderanno ad arrivare. Ne discuteremo con il ministro di riferimento Calderone e anche con la coalizione. Credo che ci sia un'unione di intenti, c'è chi è più drastico, ma noi crediamo che la povertà sia un elemento importante in questa fase. Lo ha spiegato il vice ministro al lavoro Claudio Durigon parlando a Radio 24. La Santanchè, ministra del turismo, ha aggiunto che il reddito di cittadinanza ha penalizzato molto il settore turistico. Per questo il nuovo governo vuole aumentare l'assegno per chi è più fragile e non è in condizioni di lavorare, ma a chi è in condizioni di farlo bisogna dare il lavoro, ha concluso. Il ministro della giustizia Carlo Nordio è stato in visita al carcere Regina Coeli e ha affermato: nuove strutture sono priorità del governo, ma necessari fondi e permessi. Ascoltiamo il suo intervento. Beh, l'edilizia penitenziaria è una delle priorità, cioè senza di quella non proseguiamo nell'opera di modernizzazione e di umanizzazione. Lì è questione non solo di fondi, ma anche di permessi. Vedete, Roma, come Venezia, ha la grande problematica della compatibilità tra innovazioni edilizie e tutela dei siti storici. Venezia in questo è uguale: se tu sposti una pietra, le belle arti pongono il veto. Bisognerà trovare un coordinamento proprio tra vari ministeri e anche tra beni giuridici protetti, perché l'innovazione nelle città di grande storia come Roma e come Venezia transita attraverso una modifica dei luoghi, e se purtroppo la modifica dei luoghi significa anche il sacrificio di qualche reperto archeologico, questo va fatto, perché non ci possiamo fermare. Il ministro di Rave verrà modificato? No, solo il carcere. Grazie. Uno dei due Marò, Massimiliano La Torre, ha chiesto allo Stato un risarcimento per danni. In India ho rischiato la pena di morte. Il servizio è di Daniela Germanà. La controversia internazionale tra Italia e India in merito al caso dei due Marò tiene ancora banco. Nel febbraio 2012 i fucilieri di Marina Massimiliano La Torre e Salvatore Girone, impegnati nell'esercizio delle loro funzioni sulla petroliera Enrica Lexi, spararono in acqua pensando a un attacco da parte dei pirati. In quelle circostanze persero la vita due pescatori indiani presenti su una barca a poche centinaia di metri. I due Marò trascorsero 106 giorni di detenzione in India per poi essere rimandati in Italia e successivamente di nuovo costretti a tornare nel paese asiatico. Nel gennaio 2022 La Torre e Girone sono stati assolti dal GIP di Roma poiché la loro condotta è stata ritenuta consona a quanto stava accadendo. Tuttavia Massimiliano La Torre potrebbe chiedere i danni allo Stato per essere stato rispedito in India, dove rischiava la pena di morte e dove ebbe anche un ictus. Inoltre, sostiene che tutti questi anni di processi siano stati un ostacolo per la sua carriera. Il principe Harry potrebbe non essere figlio di Re Carlo. Spunta la lettera shock di Lady Diana sul padre biologico. I dettagli con Vanessa Zagaia. Re Carlo III non sarebbe il padre del principe Harry. Questa è l'indiscrezione che continua a circolare sui tableau britannici. La possibilità che il secondogenito di Lady Diana non fosse frutto del matrimonio con il consorte era già stata avanzata tempo fa, ma ora è tornata prepotentemente alla ribalta grazie al libro Princess in Love di Anna Pasternak. L'autrice ha indagato sulla vita sentimentale della mamma di Harry, descrivendone i rapporti con gli amanti storici, tra cui si annovera James Hewitt, ufficiale della cavalleria britannica a cui Lady Di si legò a partire dal 1983. Nel libro trova spazio anche una lettera inviata dalla principessa a James, con cui la consorte di Carlo confidava all'amante di essere il vero padre di Harry. All'epoca Harry fu costretto a sottoporsi al test di paternità, che confermò che il secondogenito di casa Windsor era figlio di Carlo. Ma per la stampa, come per molti cittadini britannici, la questione sarebbe tutt'altro che conclusa. Un'app per trovare i personaggi scomparsi. Da Monica Vitti ad Alberto Sordi, al Verano sarà possibile localizzare i 100 defunti illustri. Francesca Bloisi.
Il cimitero monumentale del Verano a Roma ospita tante tombe illustri, diversi i personaggi dello spettacolo che riposano in uno dei cimiteri più famosi al mondo. Ma come trovare la posizione esatta per regalare loro un fiore o una preghiera? Da oggi ci pensa un'app che svela la posizione esatta di ben 100 tombe di interpreti del cinema, della musica e della danza. Sulla guida Teatro e Spettacolo Italiano al Verano di Roma, sulla piattaforma artur.com c'è un mondo virtuale che conduce alla scoperta della collocazione delle tombe di attori e artisti con tanto di posizione sulla cartina di Google. Da Vittorio Gassman a Marcello Mastroianni, da Nino Manfredi ad Alberto Sordi e Monica Vitti, fino a Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Edoardo De Filippo, da oggi non sarà più difficile rendere omaggio ai propri idoli dello spettacolo. Ultima notizia, siamo in chiusura. Per tutte le informazioni vi ricordiamo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social o sui nostri siti internet www.yeslife.it o www.yeslifemagazine.it. Adesso vi lasciamo alle previsioni del tempo e noi vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG di Yes Life. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.